Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi qui con me c'è Anna e se avete visto l'ultimo video che è uscito sul canale vi anticipavo già che avremmo fatto questa challenge, perché in quel video io ho utilizzato i secondi prodotti meno votati. Ma prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento e seguirci su Instagram e su TikTok e attivare la campanellina in modo tale da non perdere nessun nuovo video. Yes. Cosa andremo a fare oggi? Qualche giorno fa, o meglio una settimana fa oramai, ho fatto dei sondaggi su Instagram dove vi chiedevo quali prodotti dovessimo utilizzare e avete votato. Dunque, i prodotti più votati li andrò a utilizzare io, quelli meno votati li andrà a utilizzare lei. Ovviamente a chi poteva dare l'ardua scelta, no? Cioè l'ardua challenge a me, ovviamente. Vabbè, io l'ho fatta da sola praticamente, perché ho scelto uno scempio in quel video lì. Bene. Oddio, no, è carino, tranne per le labbra mi hanno rovinato tutto, il resto però ho scelto decente, dai. Va bene, io comunque apparerò, ve lo dico già là. Ecco, vedete per la questione cipria, perché sotto l'occhio non può, poi devo uscire, sa. A Bibi Azienza utilizzerò un'altra cipria sul contorno occhi. No, io poi devo andare in piscina. Uvi! E barerà pure col correttore, perché sì, utilizzerà una in più. E nell'angolino, sono troppo segnata qua. Va, oddio, bene. Oggi non tanto, veramente, dai. Ne metterò giusto un puntino qua, dove vedo questo coso qua, melanzana. Direi di iniziare con questa challenge, vediamo quello che ne uscirà. Lei parte dalla base. Io faccio col primer. Yes. Io invece ne parto dagli occhi, lo sapete? Ok. Niente, iniziamo. Non ho portato nessun prodotto per le sopracciglia, quello l'ho tolto col sondaggio perché ognuno ha i suoi colori, quindi quello. Sì, no, non ha senso. Ognuno usa i suoi. Non ha senso. Io vado con il prodotto. Non lo usi, vero? Per le sopracciglia di Mulac. Ok. Poi in caso zoomiamo quando finiamo per farvi vedere il tutto, altrimenti vi perdete pezzi. Sì, perché è troppo alto, sono troppo bassa. Esatto. Comunque questo primer, I like it. Yeah. Già si vede che comunque è bello. Sì, è molto corposo. Sì, perché ha la pelle secchissima, ci sta. Comunque vi stavo dicendo, praticamente questo prodotto qua di Mulac io lo sto amando, solo che lo sto quasi già terminando e costa, quindi devo trovare una soluzione opposta. Devo trovare una soluzione. Vado di Charlotte, nessuno l'ha votato, non capisco perché. Sì, pochi voti ha avuto. Dico. Io pure mi aspettavo più voti per quello che volevo utilizzare di Lancome. E invece no, ha avuto più voti quello che userò io, vale a dire di Catrice. Forse ho una community molto low cost. Sì. Vanno sul low cost. E poi quello che ha ricevuto meno voti è stato questo. E già ancora danno la conferma che vanno sul low cost, perché quello costa. Sì. Però ovviamente ci sta. Vado con il pennarello di NYX. Ed è diverso da quello di Maybelline, molto. Sì. Hai visto, guarda qua che luce. Sì, no, che glow, è proprio bello. Rimpolpato. Anche perché fa pure da skincare questo, Sì. Allora, io bare metto un goccino di questo qui, qua, ma giusto nell'angolo. Io invece come correttori devo andare a utilizzare questi qua di NYX, che non sono niente male, mi stanno piacendo. Prediligo soprattutto per la base, per gli ombretti, un correttore liquido. Ma io non baro e mi adeguerò a quello che mi è capitato con la sorte. Quindi andrò a utilizzare questi quattro di NYX Professional Makeup. Ok, vado con quello di Puro Bio. Tu hai preso sempre questa colorazione, quella più chiara? Eh no, quella che ho provato qua da te. Ah, hai preso la 4, la 3 era questa? Sì, la 3. Questo è buono. Sì, per quello l'ho provato, mi è piaciuto quando l'ho fatto provare. Ho comprato i puff di Huda, che sono super virali. Ma non ci sono palette. Ma vedi, questo è per il blush. Ah, questo è un blush. Il blush fucsia ti hanno votato. Per il contour hanno gli stessi voti, quindi o il mio di Rare Beauty o il tuo di Charlotte. Vabbè, mi utilizzo quello di Charlotte, okay. Allora. Va bene, per non alzarmi mi dai quello di Rare Beauty. Tanto. Dico, quello di Charlotte penso che l'avete visto 60 miliardi di volte. Oddio, sul mio canale no. L'hai usato in un, in un TikTok video. Quindi dico, se ti seguono comunque. Ah sì, quello sì. Cioè non è che è una cosa proprio che non hanno mai visto. Sì, questo è quello che intendo. Vado a fissare cazzarola. E mi avete votato per la cipria di Huda. Questa è quella pink. Diciamo che per l'estate questo colore è molto bello. È bellissimo. Questo pennello di Kiko mi perde sempre peli. Ti perde pennelli. Mi perde peli. Vado a smorzare un po' con la sponge, così amalgamo il tutto. Dopodiché vado a fissare tutto. Cioè lei che ha già finito la base, ancora sono al correttore sulla palpebra. Oggi sono lenta, adesso sono veloce. Ah, se già, no, ho già finito, cioè sono 10 minuti che stiamo riprendendo. Vabbè, no, ho fatto solo la base, non è. Forse perché
È tanto che non mi trucco. Che vuol dire? Ultimamente, cioè, sai quando è proprio quella cosa tipo che ti vuoi truccare, quel desiderio, quel... L'ho capito, però già finisti. La palette più votata è stata ovviamente lei, quindi andremo a realizzare un make up credo molto colorato, perché sapete come sono quando proprio prendo questa palette in mano, cambio idea in corso d'opera più di una volta e va a finire che poi utilizzo tutti i colori. Ok, io oggi anche vado di colorato perché qualcuno ha scelto una palette di VIP Makeup nei voti. Eccola qui, la meraviglia. Ultimamente sto in fissa che devo per forza utilizzare il nero nei miei make-up. Come cambiano le cose? C'è una volta io odiavo questo colore nei make-up, non lo sapevo mai. Sì, me ne sono accorta. Così come i nude. Esatto. Vado con il nero che è il viral verde Deep Space. No, comunque quando si usa Charlotte per la base, mi spiace dirlo, ma è così. Setting spray che cosa ti è uscito? Mi sono dimenticato il sondaggio, per quello che vuoi. Vado a settare leggermente. Uso questa Pure Beauty, che in teoria dovrebbe essere, tipo qua c'è scritto un fard blush colorato, ma è troppo scuro. Io lo uso sempre per fare il contour, perché c'è troppo marrone là in mezzo. Come blush è troppo scuro per me, quindi io faccio un tutt'uno. Sì, effettivamente. Ma più che altro perché sta polvere è bella, però non la uso quasi mai. Mai? Quindi l'ho tirata. Non lo so, perché non... Quando devo fare tipo terre, cose, vado sempre di Physician Formula. Sono ormai, lo sai com'è. Sì, sì, è bello. La mia ossessione. Sempre con la palette di Melissa. Ecco, quindi io non posso usare illuminante. No, illuminante da te è no. E allora io uso un blush illuminante. Il blush è quello. Ho capito, io non posso usare niente in polvere. Mi sono dimenticata di fare questo. Allora momento. Io ci metto qualcosa in polvere, non ci metto qualcosa di matto, ma ci metto qualcosa di luminoso. Va bene. Uso Orgasmo. No, deve essere sul fucsia. Se no, aspetta che forse ho portato la palette di Melissa. C'ho snob. Questo non era male. Esatto, tu mi sono dimenticata. Che palle! Senti, le votazioni quelle sono state. Ho capito, ma non sul blush in polvere. Ma è uscito il blush fucsia, quindi vai sul capito, fucsia. E a parte che c'è glitter un po' di quello. È bellissimo questo colore. Mi sento troppo pink, però. Io non sono abituata a tutto pink. Non ne frega niente. La vabbè, guarda, lo metto anche un po' sul naso. Così faccio una come bara. Vabbè, mica c'era pure dove devo metterlo. La prossima volta lo farò. Allora, facciamo che la prossima volta qua facciamo una challenge del genere con tutto quello che ho io. Ok. Non so se fare una base col nero, cioè tipo con la matita nera, e sì, fare quindi una sorta la di smoky. Sì. Per quanto riguarda il sondaggio, matite occhi, per lei hanno votato nera. Matita classica, quindi o nera o marrone. Io invece colorata. Io invece il mascara colorato, userò quello blu. Oh, bellissimo quello. Tu che cazzo di cosa? Però non lo sapevo. Io mi sono vestita, mi sono vista la maglietta blu e rossa. Vabbè, comunque vado a sporcare la palpebra anche per rendere un po' più intenso il tutto. Per info non mi sto piacendo quello che sto facendo, quindi sto cercando di rimediare. Ok, vado avanti e applico questo qui su tutta la palpebra mobile e poi lo vado a sfumare, of course. Io invece sono andata avanti con le varie sfumature e ho utilizzato, vi faccio vedere subito, e questo nero che è il viral verde, il nero, questo grigio glitterato e poi ci ho messo anche un po' di azzurrino. I miei soliti giri brogli. Sono indecisa per quanto riguarda gli shimmer, perché vorrei mettere sia questo che questo che questo. Tutto. Direi di andare di questo. E poi se ci metto un po' di quello. Tutto come sempre. Vediamo. Sì, perché questa palettina è troppo bella, quindi ogni volta sei indecisa. Che poi gli shimmer hanno questo. No, sono belli. Cioè, provare anch'io. Vado con questo qua lillino. Io vado alla base, come primer avete scelto il Plump Right Back di NYX Professional Makeup e come fondotinta avete scelto questo qui di Catrice, che non è niente male, mi piace. L'ho utilizzato parecchio, tipo un annetto fa. Ok, io con le sfumature diciamo che ho finito, non sono salita troppo con il lilla, però il lilla l'ho messo e quindi ha ingrigito un po' il tutto, però bello. Ora metto questo all'angolo interno, questo lillino. Prendo un pennellino piccino, sto per fare tipo quel tocco di luce, sì, considerando sì, il fatto che non c'ho l'illuminante. Io che vuoi, sono i voti, non l'ho deciso io. Le votazioni. No, ma tu mamma, nemmeno ce la dovevi mettere l'opzione no illuminante. La prossima volta la faccio no fondotinta, no correttore, vediamo quello che esce. No. Ah, pensavo fosse più luce. No, è molto tenue, niente di...
Ok, e finisco gli occhi mettendo la matita all'interno dell'occhio. E mo vado con quello scuro per sfumare la matita. Scarico perché sto colore mi sale abbastanza. Sì. Questo fondotinta di Catrice mi piace e, come vi dico sempre quando lo uso, mi sembra il profumo, sembra tipo la crema solare dei bambini a mare. Senti? Sì. Sapete quale mi sembra? La crema solare Balboa. Ah, quel profumo. Allora, utilizzo questa di VIP. Dove cipria, con la mano vuotata. Allora, metto un goccio qui. Allora, faccio le sopracciglia con questi due prodotti in mix, ovvero il Zero to Brow e il Lift Snatch, si chiama? Sì. Ok. Io invece vado avanti col blush. In realtà questi qua hanno avuto gli stessi voti, 50 e 50 praticamente. Abbiamo Nabla e Charlotte, però mi piace di più Nabla, che questo qua di Charlotte ha un effetto tipo balsamo che non mi fa impazzire, perché noto che ogni tanto mi manca un pochino a spostare la base. E poi dipende anche dal pavimento che c'è sotto. Questo qua penso che invece di più serve una base proprio leggerissima per andare a dare quel tocco in più alle guance. Tipo il balm di Yekoda sembra. Mentre questo qua di Nabla mi piace tantissimo, perché c'è anche la parte, quello là è effetto pelle bagnata. Esatto, c'è anche questa glossato, parte glossato, ecco. Sì, che è questa parte glossata appunto che potete applicare. Infatti quello non lo uso mai perché non mi piace. No, invece è bello. No, penso che mi potrebbe piacere credo in estate. In estate è un effetto più carino. Però se non metti più... dovresti mettere, secondo me dipende pure dalla base che fai. Cioè nel senso, se metti per esempio un fondotinta più leggero e fai una base molto leggera, una cosa molto... ma io, visto che non faccio basi leggere, non ci sta quasi mai. Ecco, quindi io prediligo molto la parte rosata, colorata, la amo, veramente bellissima. Con e andremo... nude. Sì, ma questo è un nude, sì, rosato. E andremo a utilizzare questa parte qui di Nabla. Ma come fissante non c'era niente per le sopracciglia? Fare quello che vuoi, non ho messo niente per le sopracciglia. Ah, ok. Perché appunto ognuno ha i suoi prodotti, quindi per quello non ho messo niente. Anzi, in realtà avrei potuto mettere il sondaggio che effetto vuole delle sopracciglia, ma ci ho pensato di questa mattina, quindi dovrebbe metterlo. Ok, fatto ciò, vado a fissare il tutto con la cipria. La cipria utilizzo sempre quella che avete fatto da voi, di Huda. Ma i rossetti che abbiamo detto? Ah, rossetti colorati, quindi non devono essere nude. Vabbè, rosa. No. Fucsia. Ok, fucsia, viola, blu, verde, colorati, non nude, quindi non nude marroncini, non nude rosati. Quindi il fucsia deve essere bello potente. Vado di quello blu che ogni volta non lo riconosco mai. Qua utilizzo questo qua di Saint Laurent. Vado con il blush e utilizzo questi due di Melissa. Bella scelta comunque. Ci sta bene, vedi, eh? Appunto. Bene, continuo con gli occhi. Vado a fare l'angolo interno e la parte inferiore. Eccolo qua. Ok, sarà quello. Vabbè, anche perché ho le labbra pure mezze disastrate, quindi sinceramente non posso permettermi nemmeno di usare robe tipo... secche? Sì. Bene, io invece devo andare con la matita interno occhi e anche devo utilizzare... Anche se... questo accostamento ci sta. No, io ci metto il rosso. Il rosso. No, il rosso non è tanto strano come colore, colorato deve essere. È un colore il rosso. Ma non è particolare. Ecco, è un colore il rosso. No. È un colore il rosso. No, deve essere particolare. No, è il rosso. Vabbè, te lo metti al centro e ci vai la sfumatura. Cioè, sta barando. Perché non sta barando? Rosso è un colore. No. Ok, mi domandi che si vede sotto, se ho ragione oppure no. Sì, ma è un colore particolare rosso. Devi usare. No, colorato, è scritto colorato, colorato. Questa qua si vuole... Intanto io vado con la matita interno occhi, che devo utilizzarne una colorata, e ne ho portate di diversi colori. Utilizzerò la verde. Prima di finire gli occhi con il mascara, io utilizzo l'illuminante, uso Charlotte. Io vado di Too Faced, così non uso la matita. Dovevo usare quello rosa, cioè quello fucsia. Anche se con questo vado col dito, va? Vedi che già ci siamo. Tutto molto più... tutto in pandan con la maglietta. Fatto ciò, andiamo... E questa maglia mi sento molto più di grue. Allora, sì, la potresti usare da Halloween. Andiamo al mascara. Io ho anche le ciglia finte da mettere. Mascara utilizzo questo qua di Clio.
Vado avanti con le labbra. Nella votazione Rossetti per lei hanno scelto prodotti labbra colorati, per me invece nude, quindi utilizzo i miei soliti Rossetti, la mia solita combo da dicembre a questa parte: matita labbra di Clio e Beyond Jelly di Nabla di Clio, matita labbra di Chiara Ferragni. Ma infatti dicevo io, guarda, non l'ho visto, però dicevo ok, di Clio, ho detto ma... Adesso devo applicare le ciglia finte e mi sono portata queste qua, sono quelle che ho il compleanno praticamente. Okay. Eccole. Nel frattempo che lei applica le ciglia finte e io ho i capelli mezzi a pecora perché li ho lavati stamattina ma non sono riuscita a sistemarli, io mi lavo le mani anche perché c'ho e mi faccio i capelli, mi sistemo un po' i capelli, applico le ciglia e torniamo subito. Eccoci qui, make up terminato. Questo qui è stato il risultato del make up con la challenge, quindi ho utilizzato i prodotti che hanno avuto maggiore votazione mentre lei quelli che ne hanno avuti, però ci è andata bene molto, dai. Sì, rispetto al make up labbra soprattutto del mio video ha tenuto molto meglio. Vabbè, io sì, però dai, mi piacciono entrambi, molto bellini. Sì, sì. Mi piace questo accostamento, questo del viola con il blu, molto bello sul blu. Guarda. Comunque, fateci sapere cosa ne pensate di questi look, se questa challenge vi è piaciuta, se siamo state brave a rispettare il risultato dei vostri sondaggi, delle vostre votazioni. Se vi dovesse interessare vedere altri make-up del genere, c'è altri video challenge che al massimo ne facciamo altri anche più complicatelli, ci complichiamo la vita. Sì, vabbè, ma giusto per farci due risate. Sì, questo è quanto. Noi vi aspettiamo giù nei commentini, non vediamo noi se la vostra. Vi ringraziamo se siete arrivati fino a questa parte del video e come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, un commento e seguirci su Instagram, su TikTok e di attivare la campanellina in modo tale da non perdere nessun nuovo video. Al prossimo, ciao!